Io parto un po' dall'esperienza negativa che purtroppo sto vivendo in un quartiere di Napoli, la Scampia, dove c'è l'assedio da una parte della camorra e dall'altra parte dell'ignoranza. Una delle conseguenze dell'ignoranza è la scarsissima considerazione che si può dare al diritto, sia come difesa di quello che può essere l'interesse della persona, sia come difesa di un bene comune, di una responsabilità di partecipazione al pubblico. E proprio questo intreccio vuol dire che non si conosce la regola, non si conosce la norma, non si conosce il diritto, e questo molte volte viene inteso come approfittarsi delle situazioni per il proprio vantaggio, senza considerare invece che alla fine uno perde. E quindi la riconquista della legalità vuol dire anche la difesa proprio del proprio diritto, della propria capacità di esprimersi, di volere, di giocare con gli altri. E io introdurrò questa mia conversazione fra poco raccontando quando feci una iniziativa di corso professionale per dei ragazzi di Scampia. E ragazzi buoni, però appunto frutto di una cultura totalmente illegale, che è quella del quartiere dove vivono. Uno dei ragazzi rubò dalla tasca della tutor, dalla borsetta del tutor, dei buoni pasto che servivano per la consumazione, la ristorazione dei ragazzi. Io individuai il ragazzo e a brutto muso gli dissi che doveva restituire questi ticket il giorno dopo. Il giorno dopo puntualmente l'ha riportati, e soprattutto io l'avevo un po' sollecitato perché la tutor a cui aveva rubato queste cose era una vedova di camorra, quindi una donna particolarmente sofferente. La cosa divertente è quando io gli chiesi che cosa aveva provato nel fare questo gesto, disse che la cosa che gli aveva più dispiaciuto è che io l'avevo beccato. Quindi, cioè, proprio possiamo dire il bassissimo livello di responsabilità, di coscienza. E quindi, ecco, l'impegno che io credo dobbiamo assumerci tutti è quello di restituire alla coscienza un senso del vivere insieme agli altri, e l'unico modo è quello di far cogliere in queste persone quella che è la sofferenza. Ecco, io mi frequento le carceri e devo dire che solo alcuni, quando stanno in carcere, si rendono conto di che cosa dice il diritto.